ogni battuta di questo esercizio, di questa pagina, ha questi simboli. Ci sono le note che hanno il trattino, le note che hanno il colpo di diaframma, le note che hanno il simbolo della nota corta, cortissima. Ecco, noi dobbiamo andare a codificare tutti questi simboli e applicarli nel nostro studio. Quindi io mi andrò a leggere tutto l'esercizio cercando di rispettare ogni singolo simbolo che troverò sopra ogni nota. Va bene? Quindi questo è un primo aspetto fondamentale di questo esercizio. Andiamo a vedere adesso un altro aspetto importantissimo per suonare lo swing, la musica swing. Ed riguarda un po' i valori di durata delle crome in particolare. Perché adesso io ho suonato queste prime due battute in maniera classica, diciamo così, tecnica più che classica, cioè ho fatto durare le note esattamente quanto dovrebbero durare. Le due crome sono in un solo movimento, la semiminima è un altro movimento e la minima altri due movimenti, quindi sol, la, so, do, ta, 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 ta. Ok, questo è un modo corretto, classico, tecnico di solfeggiare, di suonare solfeggiando. Ma il linguaggio swing è un pochino diverso. Cosa vuol dire? Vuol dire che legge la durata delle note in maniera a volte un po' diversa, soprattutto per quanto riguarda due crome vicine. Quando abbiamo due crome vicine, nello swing queste due crome non hanno la stessa durata. È come se dobbiamo immaginare che non durino tutte e due un ottavo, ma una è un po' più lunga dell'altra. Va bene? Cosa vuol dire? La prima croma la dobbiamo immaginare allungata. Ecco perché solitamente su ogni prima croma che trovate, in ogni coppia di crome di questo brano, se guardate bene, la prima croma ha sempre il trattino sopra, perché quel trattino sta anche a ricordarvi che quella croma deve essere un po' allungata. Di conseguenza, per restare nel ritmo, nel tempo giusto, se allunghiamo la prima croma, dobbiamo accorciare tantissimo la seconda. Il risultato quale sarà? 1, 2, 3, 4, Sol, La, So, Do, Ta, Tia, Ta, Tia. Cioè allunghiamo di più la prima, accorciamo la seconda croma. Non è più come prima. Ta, Tia, Ta. Ta, ta, ta. Ma adesso è ta, tia, ta. Andiamo a suonarlo. 1, 2, 3, 4. Vedete? È proprio lo stile che è diverso, un po' più zoppicante. Dobbiamo immaginarlo così. Ta, tia. Ta, ta, tia, ta. Andiamo a vedere la terza battuta, che cosa succede, perché nella terza battuta abbiamo più crome. Anche in questo caso le dobbiamo immaginare coppia per coppia e per ogni coppia la prima croma è più lunga della seconda. Quindi che cosa succederà in questa terza battuta? Dove abbiamo fa, fa, mi, mi, re, do. Il primo fa è più lungo. Fa, fa, mi, il primo mi dei due mi è più lungo del secondo. Fa, fa, mi, mi, re, do. Andiamo a suonarlo. 1, 2, 3, 4. Ok? Lo ripeto. 1, 2, 3, 4. Vale per la battuta successiva. Ta, tia, pa, come abbiamo fatto proprio nella seconda battuta. Si tratta proprio di una riproposizione della seconda battuta. Allora adesso possiamo suonare tutto il primo rigo. Proviamo a farlo insieme. 1, 2, 3, 4. Simile al primo,
Quindi un'occasione in più per ripetere ancora e per memorizzare meglio tutte queste cose. Allora, ci siamo detti un sacco di cose oggi. Abbiamo imparato nuovi simboli, i simboli dello swing, del jazz, alcuni dei simboli del jazz, ovviamente. Abbiamo imparato che quando abbiamo due crome vicine, la prima è immaginata più lunga dell'altra. Poi tecnicamente vi spiegherò meglio come pensarla proprio scritta per poterla suonare meglio, ma adesso abbiamo già un po' di materiale su cui lavorare, su cui studiare. Allora, tutto questo esercizio adesso lo andrò a suonare nel linguaggio swing, mantenendo questa velocità con cui ho suonato finora. Ve lo suono tutto, ritornello incluso. 1, 2, 3, 4. Alla prossima!